Salve a tutti, friends, a questo Supercorris. Eccoci qua, ragazzi. Direi che siamo molto contenti perché questo format sta piacendo più delle news. Quindi, vi piacciono queste informazioni molto divertenti, molto belle, e quindi siamo pronti. Perciò, ragazzi, iniziamo subito con le nostre Lercio News, che oggi c'è veramente di tutto e di più da dire. Come al solito invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciare un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorris, offerte Amazon, canale gruppo Telegram Supercorris 84. E c'è la mia raccolta fondi, Supercorris and Friends, ragazzi potete aiutarmi a raccogliere fondi e donare in beneficenza. Basta 1 euro e faremo la donazione dopo Pasqua, dai, mi raccomando. Allora, Nike ha fatto causa a Max Verstappen. Perché Max, il burlone, praticamente ha ricopiato il logo Nike. Quindi Max ha provato a difendersi in tutti i modi. No, non è vero, io l'ho fatto di sana pianta. Noi non siamo l'Aston Martin che copiamo tutto e tutti. Però effettivamente ha perso la causa e quindi ha dovuto cambiare logo. Allora ha detto, sai che è? Mo facciamo in modo che creiamo un logo molto originale. E quindi ha fatto questo logo qua, Max. E adesso vedremo se qualcuno gli andrà a rompere le scatole. Effettivamente mi sembra un logo è veramente originale. Oh, 10 anni fa, Lewis Hamilton in Australia vinceva la prima gara con Mercedes. Grandissima vittoria per il nostro Lewis Hamilton. Si festeggia come diciamo una presa di potere di un governo, perché effettivamente da lì è iniziato il giro delle ruberie Mercedes, proprio 10 anni fa. La Mercedes con Lewis Hamilton inizia. Come Lupin che fa il primo colpo, Lupin terzo fa il primo colpo e parte la serie televisiva. Lewis Hamilton ha fatto il primo colpo, diciamo, con la Mercedes di una lunga serie, ragazzi. Ricorrono i 10 anni, vediamo come passa il tempo. Fernandella Alonso. Alonso si arrabbia perché dice: ma tutti a me sbattono. Evidentemente sono attratti. Non si è reso conto il nostro Fernandello, di cui poi parleremo ancora, che dietro Stroll, figlio, per far sì che Alonso vada più piano e abbia problemi in pista, visto che lo sta bastonando sempre, gli ha messo questo posteriore alla vettura. E quindi che succede? I piloti guardano il posteriore della Aston Martin, si impazziscono e lo vanno a prendere tutti quanti. Sainz era partito pure bene. Come ha visto Lulu, posteriore della Aston Martin, si è impazzito, ha dato una canecchia paurosa. Peccato che Alonso questo non lo sapeva. Felipe Massa, ragazzi, il nostro Felipetto Massa, dai, su. Ex Camomillo, Felipe Massa è quello che ha aperto la Camomilla per Bottas, che poi sono stati pure in squadra insieme, pensa un po' tu, come cazzo, Tranguillanti si chiamavano, Bottas e Massa nello stesso team, e poi è arrivato pure Sainz. Massa dice, rivoglio il mondiale 2008, perché hanno rubato. Si è girato apposta, Piquet ha fatto tutte quelle che ha fatto, è andato alla safety car, quello è il mondiale mio. Giustamente tutti si sono schierati a suo favore, perché un fatto acclarato da tutti, che anche Bernie Ecclestone l'ha ammesso. A quel punto gli risponde Alonso e dice: no, anch'io voglio il mondiale del 2007, quello del 2010 e quello del 2012, perché quella ha fatto quella ha fatto quest'altra. E poi Alonso dice: voglio pure il torneo di biliardino che ho perso a Oviedo sotto casa mia nel 2002. Quindi vedete, anche Alonso si è indignato. Poi ha risposto pure altra gente. Allora, che è successo? Gli ha risposto: Nigel Mansell vuole il mondiale 86, Prost vuole quelle 90. Praticamente un putiferio. Probabilmente nei prossimi anni avremo Prost 15 mondiali, Massa 6, Alonso 18. Questo si riscriverà tutta la storia della Formula 1, effettivamente. Che figura di merda. Operazione recupero piloti pensionati di Haas. Ragazzi, effettivamente Haas sono 2 anni che recupera un pilota pensionato, lo porta in macchina e riesce ad ottenere risultati. L'ha fatto con Magnussen, che era ormai ritirato dalla Formula 1, l'ha fatto con Hülkenberg, addirittura da 3 anni non era ufficiale in Formula 1. Quindi diciamo che questo recuperare piloti da Haas vecchi ha funzionato, ecco perché molti team hanno deciso di provare anche la stessa operazione. Ferrari ha detto che vuole rispolverare Jackie Stewart, probabilmente anche piloti tipo Berger, tipo Alesi. Invece la Mercedes ha deciso di riesumare Stirling Moss e rimetterlo in macchina. E
E ci sono altri team come la McLaren che vuole recuperare Emerson Fittipaldi, Prost, tutti quanti vogliono rifare un cambio alla Williams, vuole riprendere Mansell, quindi succedono finimondi, Piquet. Tanti ex piloti si sono proprio proposti per tornare in Formula 1 a guidare. Infatti ci sono anche i test di Prost in questi giorni con la McLaren. Per tornare. Non mi mandavo un nome di Jody Scheckter, porco zio. Pazzesco. E va bene, Sainz è stato ripreso dentro la macchina a litigare con la fidanzata. Eh sì, ragazzi, avete visto quando erano nei box e Sainz si è messo a smanacciare dentro la macchina, deluso, arrabbiato, dispiaciuto? Molti hanno pensato che Sainz stesse parlando con Mikis per discutere della sua penalità, ed invece stava discutendo con la ragazza che la sera voleva andare a mangiare al ristorante cinese e lui invece voleva andare a mangiare la pizza col canguro sopra. Quindi avete visto tutta quella manfrina, quel dialogo acceso con Sainz che gli dice: no, ma io non ci voglio andare al cinese, io voglio andare a mangiare la pizza col canguro. La fidanzata che gli rispondeva e lui si è incazzato, è successo un parapiglia, guagliò. Non vi fidanzate in diretta Formula 1, vi chiediamo solo questo. Oh, Valterino Bottas, ma poteva mancare lui. Dopo essersi attardato a Jeddah, Bottas ha dimostrato come può succedere di tutto in pista, ragazzi. Incidenti, bandiere rosse, macchine che si fermano per strada, ripartenze pazzesche, ma lui sempre dietro rimarrà. Quindi non è riuscito nulla a riesumare le ultime posizioni di Bottas. Sai che Alfa Romeo, che furba, ha deciso di fare una nuova livrea per Valtteri Bottas, che è questa qua. Quindi, come vedete, c'è una nuova livrea per Bottas che si presume possa aiutare il nostro camomillo a fare qualche risultato più in pista, perché guagliò. Mamma mia. Helmut Marko, ragazzi. Il nostro Helmuttone Marcone ha deciso di cambiare divise per la squadra Red Bull. Lui, chiaramente, essendo il super consulente, ha voce in capitolo anche sullo stile. Essendo un uomo bello e di stile, ha deciso di aumentare lo stile della Red Bull. Quindi cambiamo le divise Red Bull, buttiamo queste blu, gialle, verdi, viola. Non si sa che cazzo parla arcobaleno la divisa della Red Bull. Se le disegnava mia nipote le faceva meno colorate. Queste sono le nuove divise Red Bull. Finalmente, così lui dice, tutti ci riconosceranno appena arriveremo in ogni Gran Premio e tutti potranno capire che siamo arrivati noi della Red Bull. Effettivamente è un segno distintivo importante, ragazzi, perché come abbiamo già detto, io sono pro di dimostrare sempre quello che si è. E quindi il nostro Helmuttone Marcone glielo rimolla. Tra cui Red Bull, ragazzi, che decide di cambiare la sua strategia in partenza. Abbiamo visto Verstappen che si è parcheggiato un po' di sbiego verso Hamilton. Red Bull ha deciso di cambiare ancora una volta, di fare una partenza ancora più particolare e diversa. Questa è l'immagine di come partirà la Red Bull nelle prossime gare per evitare di essere sorpassata al via. Tanto alla fin fine, ragazzi, qual è lo problema? Red Bull si mette tutto sotto il tappeto, si alza lo tappeto, è diventato un vulcano lo tappeto, mo, praticamente. Però la polvere è sempre là sotto, va a finire, quindi grande Red Bull. Mercedes e Toto Wolff si ribella, dice: non è vero che noi stiamo sviluppando la macchina, l'abbiamo fatto nel 2022, lo facciamo anche nel 2023. Non è vero, noi stiamo portando pochi sviluppi, stiamo sviluppando il minimo e la macchina sta migliorando per eventi esterni. Sì, la temperatura, la Madonna di Lourdes, il canguro paduro. Comunque questa è la foto dei pochi sviluppi che ha portato Mercedes finora in questo inizio di stagione. Quindi, ragazzi, dobbiamo dare a Toto Wolff quello che è di Toto Wolff, perciò non possiamo fare altro. Nuovo volante per la Aston Martin. Aston Martin, in quanto main sponsor della Formula 1, team che in questo momento sembra poter prendere il posto di Mercedes in nuove ruberie, ha un nuovo volante. Come possiamo vedere, un nuovo volante che ha il tasto Safety Car. Quando la gara non va bene e c'ha dei problemi, probabilmente ce l'avrà anche la Red Bull, lo stesso volante, premono il pulsante Safety Car, esce la Safety Car pure se non è successo nulla, e loro si possono riaccodare e recuperare sui primi. Grandissimissimissima pensata, ragazzi. E niente, io devo dire che comunque Aston Martin anche in questa ha copiato Red Bull, perché è un pulsante che Red Bull ce l'ha da 3 anni sopra la macchina. Quindi Aston, devi trovare delle soluzioni tue, senza stare sempre a copiare gli altri. Porca miseria, oh, ma si può fare una cosa del genere? Su. Ocon e Gasly correranno con delle nuove vetture.
Quindi praticamente, essendo due piloti che ultimamente stanno facendo un po' di casino in pista, la Alpine ha deciso di fare una nuova protezione per la vettura e correranno con nuove auto che gli permetteranno di evitare gli incidenti clamorosi che hanno fatto ultimamente. Quindi grande genialata da parte dell'Alpine, che in questo modo si tutela. Se l'avessero fatto già in Australia non sarebbe successo il putiferio. Vasseur nell'intervista post gara dice: no vabbè, ma che reclamo dobbiamo fare? Tanto alla fin fine hanno rimesso Alonso terzo e Sainz quarto. Peccato che Frederick non aveva capito che Sainz era stato messo il dodicesimo nella classifica finale. Lui ha stappato pure una bottiglia di champagne al box, tutto contento, dicendo: vabbè, tanto abbiamo rivisto Alonso rimettersi in posizione, quindi è stato annullato il risultato e l'incidente. Non si è reso conto Frederick e non ha fatto il reclamo. Quando gli hanno detto il giorno dopo, ma veramente è stato Dio. Ciao, voglio.